Buonasera, buonasera, ben arrivati. Insomma, da qui a breve ripartono le danze. Vedremo se la Roma che noi raccontiamo è la stessa che incute timore agli avversari e che magari va a fare il triplete, le prime tre partite di campionato, proprio contro il Sassuolo. Noi sappiamo benissimo che le ambizioni, le aspirazioni vostre, come devo dire la verità, anche le nostre, non hanno confini, però noi non appoggiamo questa nostra motivazione, questa nostra sensazione così, tanto per essere. Ci affidiamo a quello che è un allenatore stratosferico, straordinario, quello che ti fa chiedere che fortuna che abbiamo avuto a prenderlo, perché ci sono state delle casualità per cui magari situazioni come quella del Paris Saint-Germain che prende Pochettino, se avesse saputo che c'era la possibilità di prendere ovviamente José Mourinho, l'allenatore più titolato, ce l'avrebbero sicuramente rapinato. Diamo la buonasera anche a Francesco Goccia, che come suo vezzo ormai entra. Ma che sta a fare? Che batte le mani. Io, guarda, un posto, cioè, non ti preoccupare, hai fatto bingo tutte le telecamere, no, basta di là. E ormai dopo 24 anni te lo puoi permettere. Allora, vedi come stiamo bene, però, devo dire la verità, con quel televisore lì che non l'avevo visto, lo sperimenteremo. Chiaramente questo esperimento lo faremo giovedì prossimo, quando avremo la partita della Roma, mentre noi siamo in onda e ci saremo noi a viverla e a raccontarla. Sì. Solo io che... No, l'abbiamo preso anche noi, no, però siamo, devo dire la verità, l'abbiamo preso partendo con il contrario. Voi, io non ho trovato niente. Come è arrivato, ha spaccato da due, ma venite perché venite da Acacia. Se volete avrei trovato tanto. Un quartino di vino, se si può portare qua al centro, non sarebbe male. Dai, su, questa è un'ottima idea. Facciamo così, ne parliamo dopo. Qui c'è lui, Andrea De Angelis. Buonasera, buonasera. Nessuno si offenda. Lì c'è il maestro di tante emozioni, di tanti ricordi, come Enrico Minozzi. Ciao Enrico. Buonasera. C'è Marco Gialloreti. Buonasera. Che anche lui, insomma, ha il suo sporco perché di esistere. Lì c'è Simone Santucci. Buonasera, buonasera. Qua c'è il mega galattico Nello De Nicola. Buonasera, buonasera a tutti. L'uomo che ha visto tutto, no? Io credo che in Serie A te le sei girate o conosci. Ho visto tutto qualche tutto, partita, ma come tutti sì, noi. E qui c'è Francesco Cuccia, qualche paio, lo so. Io questo lo tengo in mano. No, lo sempre tenuto in mano, no, non mi far dire cose che poi no, viene abbattuta. Vabbè, ci provo ogni detto volta. Questo qui. Allora, c'è una cosa, qui c'è lei, incredibile ma vero, Eleonora Kim Monti. Buonasera a tutti. Buonasera, bentornata. Grazie. Tutta abbronzata, si è fatta 3 mesi di vacanza. La tattica, io non mi sono potuto fare neanche una settimana, lei 3 mesi di vacanza. La tattica tua dell'ultima puntata ha funzionato. Però vedi, solo due. Solo due. Però dico, ha funzionato la tattica dell'ultima puntata. Gli hai messo Riccardo lì e lei subito è tornata per riprendersi il posto. Ed è esattamente così. Qui c'è Lucilla che ci è venuta a trovare anche sessuale. E poi c'è lui, Riccardo. Quando parliamo di Riccardo parliamo di qualche cosa di straordinario. Antonelli ormai è famoso in tutto il pianeta, però ce l'ho solo io e pochi altri, perché molte stai a dare un po' dappertutto, famola finita, cioè, lo so, perché faccio una scenata. E detto questo andiamo in pubblicità, perché c'è anche il poeta lì, si è preparato. Ciao, e io non l'ho notato. Come sta poeta? Tutto bene, tutto bene? Allora andiamo grazie. In pubblicità e poi rientriamo volando, perché stasera come se fossero, e la Roma che si presenta con Mourinho, con Abraham che lo vorrebbero, con gente secondo me già 8/11 di quella Roma di Fonseca, era un'ottima squadra e ci abbiamo aggiunto dei pezzi. Allora, di granito, io intanto il sento di Gardop, quello che sarà. Guarda, Zagnolo, io sento, per dire io sento sì. Ogni volta, anche Luciano prima non ho capito bene il motivo, si parla di Abraham come la riserva del Chelsea. Sì, allora, c'è un tentativo di sminuire le Abraham, cose della Roma. Non l'ha detto solamente Luciano prima, lo dicono anche i romanisti, anche gente romana. Allora io vorrei dire. Già mi sto scaldando. Sta buono. Non mi fa sentire. Levatela quella perché se uno della Roma. T'ho fatta doia. Ma discute questo, non ha capito niente del mondo.
Dicevo, questo giocatore qui sono tre anni consecutivi che è il miglior marcatore delle squadre dove gioca. Quindi, ma se mi viene solo, detto, lo sai solo tu, lo so solo io. Se mi viene detto, lo sa solo Andrea. Se mi viene detto che il giocatore che segna di più in una squadra è una riserva, io dico o è un fenomeno perché parte dalla panchina e segna più dei titolari, oppure c'è qualcosa che non, che non mi torna. In realtà è esattamente così, Francesco, è un fenomeno perché nell'ultimo anno è stato il miglior marcatore, ma tre anni di fila, partendo dalla panchina, però prima stava con la Aston Villa, era titolare. I due col Chelsea è stato il miglior marcatore partendo dalla panchina. Sì. Quindi è vero, è un fenomeno perché è il miglior marcatore partendo dalla panchina. E questo giocatore arriva a Roma. Mi ricorda Montella a me. Arriva a Roma esclusivamente perché il Chelsea, per una questione soprattutto di nomi e di sponsor, ha voluto fare scelte diverse. Nello De Nicola, lei condivide, concorda, non sei d'accordo, sono d'accordo, la penso differentemente. Non condivido alcune cose che sono state dette. Intanto non ritengo che l'Inter si sia indebolita, perché a posto di Lukaku, ha preso Dzeko e poi ha preso un certo Correa, che già soltanto l'ultima partita di campionato. Tu riprenderesti indietro Dzeko e manderesti via Abraham? No, io forse avrei tenuto tutte e due, perché Abraham, come ha detto lui, è stato sicuramente il miglior marcatore della squadra dove ha militato, pur partendo dalla panchina, ma è stato il miglior marcatore della squadra dove militava. Per cui se nella squadra hanno fatto il secondo marcatore ha fatto 3 gol e uno ha fatti 5, risulta il migliore. Ma se era al Sassuolo lo capivo, siccome sto dicendo che essere il miglior marcatore della squadra dove giochi, pur partendo dalla panchina, o è la squadra che ha fatto pochi gol e non ha ottenuto risultati, o lui ha fatto il capocannoniere in Inghilterra e allora merita sicuramente rispetto partendo dalla panchina. Io dicevo che l'Inter per me è rimasta uguale e è la favorita dello scudetto. Cioè, da Roma, scusa Minello, Dumfries vale Hakimi e Dzeko vale Lukaku? Ma Dzeko a livello di realizzazione, escluso l'altro anno, vale Lukaku, né più e né meno, con una differenza te la dico, almeno a parere mio tecnico, che Lukaku gioca per se stesso e Dzeko lavora per la squadra. Dzeko manda in colla anche i compagni di squadra, Lukaku giocava solo per se stesso ed esclusivamente per se stesso. Vediamo. C'è una differenza tecnica o sostanziale? Vediamo. Simone Santucci che era pentola di fagioli, sto parlando di Marco Gialoretti, sentirete dopo, non era d'accordo su niente. Vai Simone. Con tutto rispetto per gli autorevoli pareri che sono stati dati, no, l'Inter si è indebolita, è innegabile, anche perché è andato a prendere un giocatore che è in uscita dalla Roma da anni, probabilmente da 4 stagioni, diciamo sicuramente da 3 anni belli e buoni e anche passati. Ha preso un giocatore di 36 anni, la Roma l'ha rimpiazzato con un giocatore strapromettente, riserva, hai detto bene tu, come Montella. Se è Montella del 2001 mi sta bene dire che è riserva, per quanto renderà, per quanto potrebbe rendere, con le dovute distinzioni. Tanto per avvalorare Simone, l'anno scorso ha fatto 21 gol. Esatto. Una pippa, insomma, dai, abbiamo preso una pippa, dai, non era per contestarti, al contrario, ho detto che l'Inter a parere del sottoscritto non si è indebolita, infatti ha cambiato le qualità del centravanti, perché ha cambiato qualità, aveva un centravanti che giocava per se stesso e per la realizzazione, e ha preso un centravanti che gioca per la squadra. È un'idea, tu hai finito il tuo pensiero? No, e dopodiché mi fa quasi piacere che gli osservatori, diciamo un po' più esterni al mondo Roma, non considerino la Roma, perché qua vale sempre di Noviola, quindi che il calcio guarda tutto, anche la ex Serie D, però va bene così, noi affari spenti. Quante critiche, polemiche io ho avuto perché faccio intervenire determinati personaggi che però di calcio ne sanno talmente tanto che è un arricchimento per chiunque, perché c'è sempre un filo, non è buttata lì. Poi si può fare la battuta, perché è normale, umano, la faccio con Nello che è un fratello, poi che non la faccio con lui, che siamo sulle stesse condizioni da ormai 35 anni. Marco Gialloretti, io do assolutamente ragione a Nello, perché l'Inter per me, anche per me, non si è indebolita. Quindi tu li metti sullo stesso piano, come diceva Andrea? Io metto sullo stesso piano il fatto che, passando da Lukaku a Dzeko,
avendo cambiato allenatore, l'allenatore ha la capacità di far funzionare quel tipo di meccanismo. Tu faresti e non cambio è che fare il cambio Zeko con Abraham. Faresti perché... a cambio Inter con la Roma oggi? Ma vero, devi essere Inter con la Roma, no. Sincero. No, diciamo. Assolutamente no, perché l'ultimo anno di Zeko allora mi è piaciuto molto poco. Sono un pazzo. Inzaghi, che Inzaghi che la Roma non è che mi entusiasma il campionato quest'anno. Inzaghi ancora non ho capito se è bravo e fortunato, però qualche risultato l'ha portato. E sinceramente c'ho Mourinho, me lo tengo, c'ho Abraham e me lo tengo, però secondo me la prima candidata a vincere lo scudetto sarà il Milan e non l'Inter, sì. perché c'è il fattore C che già lo ha dimostrato. Se succede, che potrebbe essere, ti porto in giro a Capaciccio per tutta Roma, ma così, perché io penso che ho detto candidata e no, sì, sì, chiaro. Ti ha riportato la bacchetta, stai frustando tutti. No, per quello che riguarda invece Francesco, sono d'accordissimo in pieno con quello che ha detto su Florenzi, su Alessandro, perché ha giocato un fatto importante su quello che era l'ambiente che era terrificante nei confronti di Florenzi. Beh, ma sai, l'importante è sapere quello che si fa. Io ho un post di non più tardi di 2 anni fa dove dicevo che era il caso di richiamare urgentemente Florenzi alla Roma, visto no, che io perché, mancava. Io perché mi arrabbio su questa cosa? Perché siccome mi arrabbio su questa cosa, perché siccome sento tante cattiverie sul ragazzo che non mi risulta che abbia fatto nulla di clamoroso. No, hai ragione. E la cosa che mi dà fastidio è che io so per certo che lui... Sì, però io so per certo, perché lo so, che lui non è contento di aver lasciato la Roma. Lui è tristissimo per aver lasciato la Roma, perché è romano e romanista. Il problema è che se un ragazzo come Ale ti arriva a dire... io vado a Trigoria all'allenamento e non mi diverto più, o smetto o sono costretto a dover andare via per ritrovare entusiasmo, vuol dire che, se te lo dice un romano e romanista, vuol dire che si è arrivati veramente a qualcosa di pesante, capito? Scusa, fermati un attimo Francesco. Sì. Perché tra l'altro hai ragione tu prima, chiudendo il discorso, perché altrimenti andiamo sul passato. Sì, certo. E quando lui, magari non so, questo mi risulta personalmente, poteva entrare in un bar, un ristorante, mercenario e altri insulti del genere, l'ambiente ormai era rotto. Era saturo, certo. Non c'era più niente da dire, certo. Capito? Purtroppo sì. Purtroppo questo sì. È vero, è un grosso discorso da fare, ma comunque, vabbè, dai. Allora, invece Antonio? Ti sento, ti seguo. Non mi perdo niente delle tue parole. Volevo dire che ho apprezzato l'intervento di Berti, perché ha ragione per tanti versi, non mi dilungo. Poi ti ringrazio per non avermi fatto salutare per l'ennesima volta Luciano Loggi, vabbè, io ti ringrazio, che devo fare ormai. Bello di casa, se anziché sparabogliate tu fai quello che devi fare, per cui io ti posso mettere in onda. Io se no c'ho la linea, non è che ce n'ho 70. Qui fanno accoltellate per intervenire, come avrei potuto farti salutare Luciano Moggi? Che ti ho fatto salutare per radio l'altra settimana, poi, no? Mi pare che. No, sì, va bene, parliamo per un attimo della attualità. Sì, allora aspetta, che c'è Simone Santucci che voleva replicare al tuo dire. Parlavo di Zeko. C'hai paura di Zeko, giustamente, come ricorda Bruno. Buonasera, Bruno. Mozzi, non in ottica di mancato rispetto dei 119 gol e delle grandi prestazioni e anche dei risultati sportivi, non dei trofei, ma dei risultati sportivi che ha portato la Roma. Ma se l'Inter cede e Lukaku e prende Dzeko, non posso dire che l'Inter si rafforza. Se la Roma cede Dzeko, ricordando sempre la vera pronuncia, e prende Abraham, sul non mi sento so, di dire che la Roma si indebolisce, non ci piove, ma per quantomeno investe sul futuro. Però Simone, scusami. Sì. Io non credo che se una squadra come l'Inter prende Dzeko siano dei dementi. No. Però se al posto di Lukaku ti arriva lui, secondo me tu ti sei indebolito. Fermo restando che è un grande giocatore, l'abbiamo visto. Sì, pure la Roma erano dementi a prendere Schick, e poi è andato via da Roma, a butta dentro tutte le volte. A quello che ha detto un attimo, bro. Oh,
Bruno, aspetta, Nello, devo rispondere io a Simone. Sì. Forse già te l'ho detto prima. Però, veloce, forse l'Inter, ragazzi, ha deciso di cambiare modulo di gioco. Con ovviamente con deve cambiare Inzaghi. Modulo di gioco. Forse no? L'Inter sta modificando quello che era l'Inter di, sì, però, di Conte. Non sembrava così partecipativo. Sono due giocatori completamente Roma, diversi, sì, ragazzi. Sì, ma è vero che ragazzi, portano il numero 9, ma parliamo di Dzeko, che è un tipo di giocatore. A te che piace è un tipo di giocatore. Io non da, però mette il Sharawi rispetto a Perez perché Sharawi copre di più. Certo, mettiamo sta pippa per Sharawi, ma chiaro, ma ce ne fossero 10. No, per carità. Senti, perché Shomuro dopo ha risegnato pure stavolta e oggi, ha detto che è un giocatore top. È esagerato. Quindi Bruno Ribeiro è esagerato, Shomuro dopo. No, no, per carità, a me piace molto. A te ti piacciono tutti. Smettila, Bruno. Allora questo, quello che stava dicendo il buon De Angelis, come l'hai preso? Ma guarda, quando parla Andrea, tutti i nostri, il nostro silenzio, sempre da ascoltarlo. No, so anni mi azzittisce il pubblico, devo dire la verità, giusto? No, vedi cosa mi costi, che come tu non c'hai questo Skype che mi stai a pià per da ormai 7-8 mesi, tu fatti una risata, però io vedi stiamo mandando delle cose nostre che mi fa piacere, perché tu sei sempre non solo un amico, ma sei un grande, uno dei grandi della comunicazione romana, perché io credo che tra te e Minozzi fate 200 anni in due, però quello è un altro discorso, io mi tengo fuori. Se ti metti te sta a 300, tu pensa per te, no, bello. Io lo dico perché insomma guarda, io sto sulla verve circa 300. No, sto sulla verve di volevo aggiungere una cosa invece. Sì. Quello che aveva detto prima Bruno all'inizio, quando aveva detto sì, dei Friedkin, no? Sì. Ha parlato bene. A me sai che piace bene sempre allargare un pochino il giro. È quello che mi fa paura, quando allora, tu allarghi il giro. No, perché questa Roma non va bene solamente la Roma come prima squadra. Va ha giocato anche la prima giornata, la primavera di Alberto De Rossi, ha vinto 4-0 a Torino, che il Torino solitamente è una squadra che a livello primavera è tira fuori bella gente. La femminile ha vinto 3-0 a Empoli, ha vinto 4-1 col Napoli, quindi voglio dire, mi sembra che le squadre che sono all'interno della Roma siano gestite in maniera egregia, no? Perché come se stanno tutte in testa. Come hai terminato di dire la tua, col tuo bel potente telefonino, mi dici le prossime 3-4, io l'avevo fatte fino a della dicembre. Roma? Della Roma. Della Roma c'è il Sassuolo, te lo dico anche volendo, poi c'è il Verona, andiamo a Verona, e poi abbiamo in casa l'Udinese e poi c'è la Lazio. Allora, per essere più a lungo, no, sto dicendo che ha detto quel signore, però questa euforia che è giustificata, perché anch'io se dovessi scommettere casa, la scommetterei ovviamente sulla Roma, è pericolosa? Con questo allenatore no. Sai che tu sei di un'intelligenza, c'è niente a che vedere con quello laggiù in fondo, vabbè. Allora, lui viene in corda fino all'ultimo minuto. Non è pericolosa perché la Roma è concreta. Non abbiamo una telefonata, non ci posso credere. E quindi non è una questione di euforia, no, che si stanno facendo chissà quali voli pindarici. È molto concreta, molto pratica. Simone Santos. No, ma è la forza di Mourinho questa. Non c'è la telefonata, non ci posso credere. Sin dal primo giorno lui ha alimentato questo. Sarebbe la prima volta in tanti anni. Vai Simone. Sin dal primo giorno Mourinho ha alimentato questo clima e quindi è giusto che sia questo, perché l'ha voluto lui e lo vogliamo noi. Lui la voleva forte, mi ricorda qualche cosa che si dice anche in altri. L'ha voluto lui, l'abbiamo voluto noi. Da qualche parte l'ho sentita già. Nello te ricordo. Possibile? Io voglio fare una domanda a tutti noi. Sentiamo chi è in linea, pronto? Sono io. Sei tu, giuro. No, io volevo salutare. Salutare per dirvi che non sono euforico. Tu mi devi dire come hai fatto, ecco perché. No, ma ecco, ho capito il perché adesso. Perché non ha attaccato. Perché non ha attaccato. Vabbè, allora, quelli che volevano provarci, scusatemi, non è stato un gioco, ma è soltanto colpa di Bruno Ripepi. Bruno, noi ci sentiamo sabato sera da Centro 1 e 5 alle ore 18 con Minozzi, Andrea De Angelis, con tutto il parterre, Nicola, Nicola, Roccia, Gian Loreti, no, e tanto per dare ragione a quello stronzetto che ride, guarda là, che poi per chiamarlo stronzetto, uno che pesa 110 kg, ci vuole coraggio mio, questo mi arrotola, non è che mi mena, mi arrotola proprio. Allora Bruno, ti perdono. Grazie, lei è troppo buono, però una volta mi portava le Rossana, mo te la magni Rossana, che non lo so. No, sì, dimmi.
un abbraccio a tutti, perché questa trasmissione è una roccaforte di grandi romanisti, e questo credo che non a sabato ore 18 ovviamente al Centro Suono Sport, e poi a giovedì prossimo. Ciao Leonora, ciao Lucilla, ciao Riccardo, nonché Antonelli, Francesco Goccia, Nello De Nicola, Simone Santucci, Marco Cialdoreti, il maestro ovviamente, ciao, Enrico Bruno. Minozzi, Andrea De Angelis e anche ciao, il nostro ciao, poeta Bruno. Ma soprattutto i miei cameraman Leo e il mio editore Gianfranco Ciccione. Ma se non sei da Roma, ma che campi a fa, vai gente.